Siamo di nuovo qui pronti a raccontarvi la partita di oggi. Io sono Fabio Cheresse e qui con me c'è lo zio Beppe Bergomi. Fermato per fuori gioco, proprio mentre stava per involarsi verso la porta avversaria. Gli avversari riconquistano palla. Cavani. Attenzione solo! Ci prova e il pallone entra, gol! Come cazzo fai a segnare ogni volta? Guarda, lo so nemmeno io. Penso che neanche mi alleno. Ci prova e il pallone entra, gol! Te l'ho buttato! Ciao raga! Ciao! Scusate il ritardo. Ho avuto un piccolo ma piacevole imprevisto. Qua, devo dirti una cosa. Ero in macchina, ok? E mi trovo questa tipa che sta facendo l'autostop. Un figone della Madonna, non ve lo dico neanche. Beh, comunque la carico su, da una cosa nasce l'altra e beh, è qui. Cosa? Già. E quando pensavi di dircelo? Adesso, ma non credevo che fosse una cosa così importante. Beh, in effetti non lo è. La serata maschioli? Qualsiasi essere dotato di tette per me è benvenuto in questa casa. Anche Giuseppe Simone. In quel caso dovrei pensarci. Cazzo, certo che gli fate una sega a casa nuova, eh? Ma almeno ve lo ricordate come si conquista una donna. Ignorandola? Pranzi costosi, cene fuori, giretti. Ignorandola. Fisico da palestrati, complimenti, coccole, carezze. Ignorandola l'ho già detto. Idioti, le donne vanno conquistate nell'animo, non bastano charme e buone maniere, ok? Bisogna saper leggere e interpretare le loro storie, bisogna esplorare le loro emozioni più recondite, bisogna assecondare i loro desideri e fantasie. Ah, sì, però poi scopatela, eh? E tutto questo l'avresti capito, diciamo, negli ultimi 5 minuti? Sicuro che ti abbia fatto solo un autostop? Confermo l'idiota. Oh, raga, sta arrivando. Evitiamo grezze almeno per 15 minuti, eh? Non posso scorreggiare? Ciao. Dai la cazzo. Ciao ragazzi.